was watching them all. When a day I came across in your eyes, I discovered the truth. Tra le nostre interviste, oggi qui al Circolo della Stampa, l'onore di avere al mio fianco due calibri da 90, come si dice, oppure calibri numero uno, insomma, due pezzi grossi, come si suol dire. Allora, dottoressa Lorella Ridenti, direttrice del settimanale Ora, buonasera Lorella. Buonasera. Grazie per essere intervenuta e grazie per aver accettato di essere qui a questo tavolo con noi. E il dottor Francesco Caroprese, vicepresidente del Circolo della Stampa. Buonasera Francesco. Buonasera. Io vorrei chiedervi alcune informazioni. Innanzitutto parliamo del Circolo della Stampa. Che funzioni ha ancora oggi questa istituzione per quanto riguarda i giornalisti? Ma dovrebbe essere la casa della cultura del territorio milanese, come è stato nel passato. Da qualche anno è rimasto un po' in ombra, ma il nostro impegno è quello di portarlo ai vecchi splendori, quindi stiamo cercando di... La mostra di oggi è un esempio di Ballantini, quella di portare qua mostre, presentazioni di libri, tutto quello che fa cultura sul territorio milanese. E quindi l'impegno nostro è proprio questo. Speriamo di ritrovarci qua fra qualche anno a vedere piene sempre queste sale, perché sarebbe interessante, per esempio, vedere anche i nostri colleghi giornalisti che devono fare interviste, dove non farle? Dovrebbe farle tutti quanti qua al Circolo della Stampa. Abbiamo un ristorante che stiamo rivisitando, rivedendo, quindi tutte queste cose che stiamo cercando di portare avanti per il bene del Circolo della Stampa. Francesco, non volermene, ma adesso voglio fare una domanda provocatoria a Lorella. È una istituzione che ha ancora una funzione, il Circolo della Stampa? Lo deve avere, secondo me, anzi accolgo con molto favore le parole del vicepresidente, perché io mi chiedevo, infatti, in questi anni, io ricordo quando ero più giovane, venivo spesso a mostre, inaugurazioni, presentazioni di volumi al Circolo della Stampa, e negli ultimi anni questa attività si era un pochino persa, quindi secondo me è bellissima questa cosa. È sempre stato un punto di riferimento poi per i milanesi, il Circolo della Stampa, è giusto che torni ad esserlo. Si parlava qualche secondo fa di rilanciare questo luogo, rilanciarlo in che modo? Con la presenza appunto di tanta cultura, come la mostra di oggi. Cosa bolle in pentola, Francesco? Ma tante cose. Intanto stiamo cercando di non lasciare tutto al caso, ma di fare una programmazione, come si fa nelle aziende, tra virgolette, quelle di programmare, di fare un progetto di far venire sempre di più mostre, come dicevo prima, presentazione, oppure tutti quelli, poi renderlo fruibile non soltanto ai nostri colleghi giornalisti, ma anche altre istituzioni. Stiamo creando sinergie, per esempio abbiamo fatto un incontro l'altro giorno con il Palazzo Reale, perché no, per esempio, non creare sinergie dove già esistono a Milano luoghi simili che non sono legati solamente ai giornalisti, lì addirittura arrivano mostre internazionali, adesso non vorremmo duplicare altri enti, ma portare anche noi qualcosa di unici, no? Unicità delle cose, cioè cercare di avere una nostra nicchia di presentazione, di tutto quello che fa cultura. Un circolo per l'elite, oppure potrebbe essere un punto di ritrovo per il cittadino che ha voglia di respirare, ecco, in queste sale così antiche, ariose, belle, che ha voglia di respirare cultura? Beh, non posso che sposare la seconda ipotesi, certo che sì, dicevo che è sempre stato un punto di riferimento per il pubblico milanese e deve tornare ad esserlo, quindi una cultura più allargata, sì. Come vedi il futuro del giornalismo in Italia? Domanda difficilissima questa, no? Vorrei sentire poi l'opinione del vicepresidente. Per quanto mi riguarda, quello che vedo io adesso è uno spostamento su quelli che sono i social, i media, Facebook, eccetera, e purtroppo molto meno forse la carta stampata, questo soprattutto tra i giovani. Vedremo, mi limito a questo, vedremo. Sentiamo. E adesso invece ribaltiamo la domanda e andiamo dal vicepresidente
del Circolo della Stampa. I social network rapportati alla stampa, al cartaceo. Beh, è un doppione certe volte. Ormai i giovani, il mondo è questo, ormai non possiamo tornare indietro. Il giornale, quello stampato, quello che noi siamo cresciuti, almeno quelli che abbiamo i capelli grigi, allora andiamo in giro ancora col giornale cartaceo, ma i giovani ormai tutto hanno su tablet, telefonini e così via, e quindi dobbiamo adeguarci anche noi. È chiaro che la professione è cambiata, anche tutto l'aspetto della retribuzione, mentre in passato fare giornalista, che è il mestiere più bello del mondo, aveva una retribuzione adeguata, adesso i giovani invece si trovano con delle retribuzioni minimali, cioè non riescono neanche a sopravvivere, e quindi bisognerebbe col sindacato, con tutti gli enti che circondano questo mondo, cercare di trovare soluzioni. Speriamo bene, io poi tra l'altro sono nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, parliamo sempre di queste cose, però fino adesso ancora di soluzione non abbiamo trovato. Speriamo in futuro, vedere un attimino con i giovani che entrano in questa professione, di poterli far sopravvivere almeno, non a diventare ricchi, ma avere una vita dignitosa. Sicuramente il vicepresidente le idee chiare ce l'ha, perché forse non tutti sanno che viene da un'altra esperienza molto, io oserei dire, più che gigantesca, che è quella dei trasporti pubblici, dove Francesco Caroprese si è inventato qualche anno fa le cene a bordo dei tram. Ecco, è colpa sua, eh? Oppure sarà qualcosa di veramente straordinario. Oppure i tram tutti illuminati di Natale che vediamo in giro per la città, ecco, è stata una sua idea. Quindi idee per rilanciare questo posto che purtroppo non per mancanza di idee, ma per mancanza di avvicinarsi alla cultura, lentamente comincia a perdere la sua funzione. Qualche idea nuova, qualcosa che ci vuole anticipare sulle prossime mosse? Ma abbiamo tanta roba che bolle in pentola, diciamo così. Stiamo cercando di rilanciare tutto, qualsiasi idea, anzi noi ci apriamo all'esterno, cioè nel senso che noi le idee ce l'abbiamo, però aspettiamo anche i colleghi oppure altri enti che vogliono veramente fare qualcosa per il circolo di venire anche loro con la loro idea. Noi non siamo chiusi a nessuno, almeno io sono sempre stato, quelli che dicevi prima, dei tram ristoranti. Io ho girato un po' in Europa, anche un po' negli Stati Uniti, e già da altre parti già esisteva, cioè quindi non è che mi sono inventato chissà che, però a Milano non esisteva e devo dire che ha avuto un grande successo. Se ci confrontiamo con altre realtà e apprendiamo anche certe volte, senza essere presuntuosi, da altri, oppure vedere le cose belle che ci sono altrove, secondo me si possono fare, e qui secondo me si può rilanciare bene questo luogo storico anche per il futuro. Io porto la mia esperienza dell'ATM, come dicevi, io ho fatto tanti anni la comunicazione in ATM e mi sono occupato di questo cercando di portare cose nuove. Ho fatto il triennio presidente della fondazione ATM, dove ci siamo visti con Pasquale, e anche lì abbiamo cercato di rimodernizzare tutto, portarlo e renderlo adeguato ai tempi nostri. Ecco, questo vorrei fare anche qua. Beh, ha avuto il coraggio di farlo con i trasporti, con l'ATM, con i tram, eccetera, e credo che non ci abbia detto tutto. Lorella, tu invece nel mondo del giornale, un tuo sogno del cassetto qual è? Bah, ce ne sono tanti, intervistare personaggi famosi è sempre l'obiettivo principe del giornalista, no? Cercare di raggiungere magari personaggi difficilmente raggiungibili. Mi è capitato proprio di recente, tra l'altro, no? Con l'intervista a Beppe Grillo, assolutamente, assolutamente inaspettata, perché lui di solito scappa dai giornalisti, invece è nato. Quindi spero di continuare così. Vorrei intervistare a breve, per esempio, già lo comunico qui, perché secondo me ha molte cose interessanti da raccontarci. Credo proprio di sì. Ma da ragazzina, da bambina, volevi fare questo come lavoro? Era uno dei lavori che volevo fare da ragazzina, sì. Volevo dipingere, perché mi è sempre piaciuto disegnare, scrivere era la mia passione, le mie due passioni, e quindi ho perseguito una delle due, l'altra purtroppo l'ho un po' lasciata. Beh, comunque in una hai raggiunto belle vette, insomma, direttrice di varie testate
ricordiamone qualcuna. Beh, prima di questa, il settimanale Tutto, e poi prima ancora la mia casa, Gap Casa, sì, vengo anche dal mondo del design e dell'architettura. Adesso questa rivista mi dà la possibilità di spaziare su tantissimi campi e questo mi piace molto. Francesco, invece tu da bambino cosa volevi fare? Ma io vengo già da una regione particolare, io sono nato in Calabria e quindi sono venuto a Milano. Innanzitutto volevo completare gli studi. Ho finito gli studi e all'epoca non era come adesso, insomma, non avevamo tanti sbocchi, quindi la mia aspirazione era quella di fare un lavoro e farlo con passione. E così è successo. Quando ho fatto i concorsi in azienda, in ATM, mi è piaciuto, e poi tra l'altro anche i corsi di formazione in ATM che ho sempre fatto, era quello di metterci passione su quello che uno fa, qualsiasi attività. Secondo me, se uno fa con passione riesce a farlo meglio e riesce a stare allegro, riesce a stare sereno con la famiglia, anche sul lavoro, perché tanto alla fine, dicevo, alcuni 8 ore, 10 ore sul mondo del lavoro, sul posto di lavoro deve rimanerci. Farlo col sorriso e farlo con la passione, o farlo lì tanto per timbrare il cartellino, alla fine è la stessa cosa. Quindi ho cercato sempre di dare positività a quello che ho fatto. E poi l'ATM mi è piaciuto alla fine, no? Perché mi ha dato la possibilità di girare un po' tutto il mondo, e quindi grazie all'ATM. Lorella, esuliamo sempre, rimanendo nel campo del giornalismo, esuliamo da questo genere di domande più tecniche. Se da te venisse un ventenne e ti dicesse voglio fare il giornalismo professionista, cosa gli consiglieresti? Beh, visto com'è il settore in questo momento, proverei a sconsigliarlo. Dico proverei perché se questa è la sua passione, niente, deve perseguire questa strada con molta caparbietà, sapendo che gli ostacoli sono tantissimi e, come diceva prima il vicepresidente, con delle paghe irrisorie, per cui molto spesso io vedo anche giornalisti che lavorano per me devono minimo fare 2 lavori, minimo, perché questo non gli consente di mantenersi, e quindi è un serio problema. Spero proprio, mi auguro che riusciate a fare qualcosa per i giovani che affrontano questo settore così. Cosa si può fare? La domanda gliela pone la direttrice di un settimanale nazionale. Cosa sta avvenendo? Per esempio, una cosa che fino a un po' di tempo fa c'erano tanti esami da giornalisti professionisti. La massima aspirazione per chi si apprestava a fare questa professione era quella di magari iniziare come pubblicista oppure praticantato e così via, e poi fare l'esame da professionista. Da un po' di tempo c'è stata l'inversione di tendenza, nel senso che professionista ce ne arrivano sempre pochi agli esami, e sono stati incrementati il numero di pubblicisti. Il pubblicista fa, come diceva la collega, più lavori, cioè nel senso che fa la professione del giornalista, ma dà la possibilità di fare anche l'altro lavoro, e quindi questo sarà purtroppo, ahimè, il futuro, nel senso che per mantenersi deve fare il giornalista come passione, però deve fare un'altra attività per vivere. Un po' un peccato se ci pensiamo, voglio dire, un peccato, si perde un po' l'essenza del lavoro in questo modo. Vedresti il futuro del giornalismo senza più la carta stampata? Ma spero di no. Io per esempio la carta stampata l'ho sempre vista, e sarà il modo mio di leggere i giornali, leggere i settimanali, i quotidiani, di tornarci sulla pagina, l'odore della carta. Come i libri, no? Io mai letto un libro sull'iPad o altre cose. Ho sempre cercato di... mi innamoro del libro e poi magari lo do in prestito, però guai a chi non me lo ritorna indietro. Cioè, quindi la carta stampata per me ha è fondamentale, secondo me. Deve resistere, me lo auguro almeno. Lorella, un tuo consiglio al vicepresidente del Circolo della Stampa. Secondo te cosa dovrebbe fare come prossima cosa, il prossimo evento, per far sì che questo luogo diventi la casa dei milanesi in questo caso, ma la casa della cultura? Beh, non mi sento tanto di dare consigli, nel senso che mi sembra che abbia già le idee molto chiare, però di continuare. No, però di continuare su questa strada intrapresa, direi, no? Di continuare in questo modo. Arte, cultura, questo e farla diventare la casa dei milanesi. I milanesi che vogliono
arricchirsi culturalmente. Mi sembra che lui abbia già le idee molto chiare. Perfetto. Noi chiudiamo solo provvisoriamente questa piccola chiacchierata, perché io spero di poter ritornare a fare lunghe chiacchierate con te, Lorella, e con Francesco parlare più di degli eventi che si susseguiranno qui in questa sede, e anche soprattutto di libri, di pittura, di musica, perché c'è un bel pianoforte di là, sarebbe stato bello che stasera un pianista. Saranno serate a tema magari, no? Una volta musica, una volta, no? Così non si consuma tutto in un evento, ma no? E quindi spero di poter ritornare a parlare ancora di tantissime cose da poter fare in questa casa del giornalismo. È giusto chiamarla così? O casa del giornalismo, casa della cultura, l'importante è il nome, va bene, però insomma l'importante è i contenuti. Facciamo qualche numero, quanti iscritti abbiamo, quanti soci ci sono? I soci del circolo sono tutti soci associati alla Lombarda, al sindacato dei giornalisti, più abbiamo i soci laici, che dovrebbero essere intorno a 600, mi sembra, che anche quello bisogna incrementarli, perché sennò riusciamo sempre a essere meno e quindi non è giusto, e quindi cerchiamo di coinvolgere più gente possibile. Va bene, il prossimo socio laico sarò io allora. Grazie alla dottoressa Lorella Ridenti, direttrice del settimanale Ora, e grazie al dottor Francesco Caroprese, vicepresidente del Circolo della Stampa di Milano. Grazie. A Milano, al Circolo della Stampa, dal 21 aprile al 10 maggio, le opere e le sculture di Dario Ballantini. Ciao. La novità che presenterò, oltre alla pittura, le mie prime sculture. Ci sarà anche qualche video, ma di fatto la mostra di opere, in questo caso al Circolo della Stampa, appunto per divulgare questa novità che sono le prime sculture. In una location così prestigiosa, dal 21 aprile al 10 maggio, con Dario Ballantini al Circolo della Stampa in Corso Venezia 48 a Milano.